busto di nome di fatto, un fusto della pasticceria, un grande che ha prodotto una cosa, com'era il giudizio? It's amazing! Ecco, wow, e come dice lei? Trasforma, guarda, ecco. È una magia! Che... E non lo dicono, com'era? Com'era questo dolce? Buonissimo. Buonissimo, vedi? Amazing, buonissimo, trasforma. Dica. Che ci hai messo dentro? Allora, è un dolce di quasi 20 anni, creato nel 96. Sì? Eden, da chi? Da me. Ecco, quindi cominciamo a dire, diciamo, che è dal 96 che fai. Dal 96 che è uno dei grandi master. Crema di piselli, menta, sì, mandorla, una macedonia di ananas ed edamame, sì, con una rucola comunque biologica molto dolce. Quindi hai anticipato delle scelte che sono quelle poi di fare, comporre dei dessert che sono più di cucina che di pasticceria. Conta, no? Che questa qua è una filosofia che è nata al luogo di Aymanadia, quando lo chef pasticcere, esatto, tra il 95 e il 2000, dovevamo in carta, wow, diversi dolci. Oggi è una cosa che comunque si è sviluppata, perché è normale, quando sei comunque pioniere, poi il bello che se una cosa funziona tutti comunque la interpretano. Però ci sono un po' due scuole, no? La scuola del dessert di pasticceria, sì, quindi le regole, sì, dei grammi, sì, delle temperature, della scientifica geometria della pasticceria, e la scuola della pasticceria che fanno gli chef in cucina, o comunque, sì, una parte, allora, della brigata dedicata, sì, ai dessert. Allora, contiamo, la pasticceria è unica ed è rigore, attenzione e rispetto. Certo. Chi vuole fare pasticceria deve imparare queste tre grandi cose. Senza di queste non si può fare pasticceria. È normale, c'è una pasticceria più da laboratorio, dove ci sono degli ingredienti che sono più di comune utilizzo, che si parla comunque di frutta, di cioccolato, di frutta, certo, secca, e oggi la ed è una grande pasticceria. Ed è una grandissima. Però questa è una pasticceria che è una pasticceria ti consegna un'idea in più, ti consegna, perfetto, una fantasia diversa. Ti permette di viaggiare all'interno, beh, di un pasto e chiudere in maniera diversa. Senti Gianluca, tu oggi dove sei e cosa fai? Oggi consulente internazionale, vivo a Milano dal sabato alla domenica, e dalla domenica al venerdì mi trovate in giro per il mondo. Bene, benissimo. Grazie mille. Senti, speriamo che in un altro incrocio tra i due giri per, sì, il mondo possiamo rimangiare sta meraviglia. Sarebbe veramente un piacere. Va bene, grazie, buon lavoro. Ciao.